Il vescovo Valerio Lazzeri ha visitato per la prima volta alcune strutture di Caritas Ticino che accolgono persone disoccupate. A Polleggio e Rancate si è avvicinato alle attività del riciclaggio industriale di materiale elettronico ed elettrico, alla produzione orticola con la Gemma Bio e allo smistamento tessili, mentre a Lugano Pregassona si è immerso nell'attività più tradizionale del riciclaggio di abiti, mobili e oggetti vari, che sotto il nome di catishop.ch viene svolta anche a Giubiasco. Religione, vediamo cosa c'è qui di religione. Mi sembra un segno molto bello il fatto che il primo giorno in cui il vescovo Valerio passa in Caritas un tempo lo faccia proprio nel vivo di una costruzione continua di un progetto che è importante per Caritas Ticino, che è fondamentale, che è quello di lottare contro le forme di povertà relativa attraverso un discorso propositivo, che è quello della lotta contro la disoccupazione, quindi con proposte dentro un concetto di economia sana, di un concetto di economia etica. La disoccupazione, quindi anche per testimoniare che comunque c'è la possibilità di fare un'economia vera, che sia sostenibile, e quindi non che per fare i soldi ci sia un modello e poi ci sono i bravi ragazzi che aiutano, no, che c'è una possibilità di economia vera che si traduce poi in attività che sono, devono avere certe caratteristiche, evidentemente una sostenibilità economica ma anche ambientale e quindi sociale, per cui l'inclusione diventa il motore che fa muovere queste cose qui. Per cui materiale di plastica, così, materiale, quelle polveri che sono polveri di scarto, sono all'interno, hanno ancora dentro delle polveri di metallo, quindi a sua volta possono essere... Quindi questi ne fanno poi dei compensati o cose... No, questo cose... viene va in fonderia. Ah, fonderia direttamente. Questo va direttamente in fonderia ed è metallo pronto per essere lavorato. Oggi abbiamo circa 70 cassonetti, ne dobbiamo posare ancora una quindicina. Adesso la speranza è che piano piano si possa aumentare i numeri. Ed è tutto materiale che rimane qua in Ticino. Qui viene lavorato in che senso? Viene scelto, anche qui ha scelto? Diviso per qualità. Mm-hmm. E la prima qualità va nei nostri catty shop, quindi a Lugano, Giubiasco e a Polleggio dove eravamo. Mm. La seconda qualità, che è una bella seconda qualità, noi la commercializziamo in realtà però con degli accordi importanti, tipo con la Caritas Georgia, dove storicamente da anni... Che conosco bene, sono stato in Georgia. Sì. Ecco. Rancate, l'ultima nata fra le strutture di Caritas Ticino, è stata benedetta con una cerimonia sobria ma significativa per tutto l'impegno sociale nel solco della dottrina sociale della Chiesa. Sono grato al fatto che si possa marcare con un momento come questo, dove benedire, un luogo dove noi cerchiamo di sperimentare una proposta sensata di fronte alla difficoltà, di qualunque genere sia. Ho pensato di leggere a voi due parole che ho trovato nella prima lettera di Paolo, apostolo, ai cristiani di Tessalonica, che erano dei cristiani che erano stati presi da questo grande entusiasmo per la venuta del Signore nella gloria e che rischiavano di dimenticare che questa venuta del Signore nella gloria non sostituiva l'impegno del quotidiano, che mi sembra molto consonante con l'intento vostro, che è quello di aprire uno spazio delle persone che non trovano lavoro, che fanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro, uno spazio dove possano farsi un punto di onore di non dipendere da nessuno e possano ritrovare dentro se stessi quel senso di dignità, di valore, di bellezza che li renda effettivamente capaci di assumere l'avventura umana con uno slancio diverso. Attività vere che si inseriscono pienamente nel mercato sostenendo l'economia ticinese,
pur non facendo concorrenza agli imprenditori locali. La filosofia dei programmi occupazionali di Caritas Ticino, infatti, è quella di offrire alle 150 persone disoccupate, accolte temporaneamente, situazioni uguali a quelle del mercato del lavoro, dove vogliono reinserirsi, quindi riattivando competenze, ritmi e flessibilità, che sono le condizioni per essere realmente ricollocabili. E qui appunto ci sono i pezzi. Plastica pressata. Anche qui è una piccola innovazione perché questa ha un mercato, per cui abbiamo comprato una pressa apposta per poterla poi commercializzare. Una volta sono venuto qua a curiosare anche dei... Per noi su questo abbiamo fatto un passaggio che era fondamentale per noi, sia a Pollegio che qui, poter ragionare su un'attività che fosse produttiva, sicura, ecocompatibile. Noi abbiamo chiesto alla SUVA di fare delle verifiche sul frazionamento perché è un'attività industriale, quindi volevamo capire che impatto aveva anche su... E quindi noi siamo tranquilli che ogni tipo di rilevamento ha dato esito favorevole, addirittura non c'è nessun tipo di polvere pesante, di metalli, ma c'è polvere ambientale, allora ci sono i mezzi di protezione, le mascherine, gli occhiali, quindi è un modo per istruire le persone perché poi fuori da qui incontreranno attività imprenditoriali vere dove la salute e la sicurezza è centrale e quindi loro da dipendenti, visto che è un diritto, lo debbano pretendere come attività e quindi noi facciamo azione di sensibilizzazione su questo tema in modo corposo perché fa parte del processo educativo, certo, per certi versi. Alcuni ce l'hanno ben chiaro, altri meno, ora magari bisogna, come dire, istruirli da questo punto di vista. Ho un po' di passione per i mobili. Sì? Allora? Perché c'ho mio fratello che è restauratore di mobili, allora... Ecco, Caritas Ticino è un'organizzazione confessionale che accoglie tutti senza distinzioni, ma non nasconde la propria identità senza imporre nulla a nessuno. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale. Dire bene, benedire, vuol dire che c'è una parola buona alla fine che sostiene le cose, che sostiene la nostra vita. E quando noi benediciamo, lasciamo che questa parola emerga, si manifesti. E, ecco, quando noi benediciamo, diamo spazio a questa parola di essere feconda dentro di noi e dentro le opere che facciamo, dentro le cose che ci stanno a cuore. Benedire credo sia proprio questo grande atto di fiducia nella bontà radicale dell'essere. Quando noi facciamo una cosa importante, riteniamo che quella è veramente vitale per noi, automaticamente facciamo memoria di questa parola che ci è stata rivolta e che poi restituiamo in questo movimento di rendimento di grazie anche per quello che riusciamo a fare. I cristiani sono contenti di poter manifestare quel fuoco che hanno dentro e lo fanno anche con dei gesti visibili, riconoscibili. Rispettando assolutamente certamente la libertà di tutti, certamente, quindi certamente non sono assolutamente modi per imporre nulla. No, credo che proprio il cristianesimo si è diffuso per contagio di persone che vivevano una certa realtà e sentivano dentro di sé questa realtà crescere e urgere in qualche modo. Sì. E per cui non si sono mai preoccupati proprio di imporre agli altri, ma di vivere in mezzo agli altri con questa certezza nel cuore. E quindi che l'identità sia chiara in un'opera che è cattolica. Certamente. Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.